Agostino Ballone, presidente di Autolinea Siena, presenta i nuovi mezzi della flotta dell'azienda che opera sul territorio della provincia di Siena con 5 nuovi autobus appena arrivati. Sì, oggi così abbiamo ritirato questi nuovi autobus, sono 5 per la società Sena, altri 5 come gruppo, quindi abbiamo ritirato ben 10 mezzi di questo nuovo modello che verranno impegnati sulle nostre linee già a decorrere dalla prossima settimana. La qualità del servizio naturalmente ne va ulteriormente a migliorare. Sono autobus, dicevo, di nuova generazione, quindi con meccaniche di ultimo modello, a basso impatto ambientale, a ridotti consumi di gasolio, per cui insomma crediamo che sia una valida risposta alle tematiche ambientali e di qualità del servizio. Nuove destinazioni nazionali anche per andare incontro alle esigenze di un pubblico sempre più vasto che anche in tempi di crisi utilizza preferibilmente il bus per muoversi in Italia. Noi stiamo spingendo molto su questo argomento, stiamo progettando e realizzando nuove rotte. La città di Siena continua ad essere baricentrica rispetto ai nostri progetti. Abbiamo ampliato una serie di nuove rotte, non solo su Milano come era fino a poco tempo fa, ma addirittura riusciamo a servire attraverso una serie di hub che abbiamo realizzato e sinergie che abbiamo realizzato con le altre aziende del gruppo, dei collegamenti su tutto il nord Italia. Ad est arriviamo fino a Trieste, Venezia, Padova, poi serviamo Verona, Mantova, Bergamo. Oltre naturalmente al potenziamento su Milano, ma abbiamo aggiunto anche Alessandria e Torino, e dal 1° di luglio addirittura con cadenza giornaliera.